Il colesterolo che si rileva durante un prelievo di sangue non è in assoluto il colesterolo ingerito con l'alimentazione. Sfatiamo questo retaggio, questa convinzione che il colesterolo totale, quello prelevato durante un esame del sangue, sia in realtà riferibile completamente a quello che viene assunto. Infatti spesso sento dire: ma sa, l'80% è di natura endogena, il 20% è di natura esogena. In realtà non è così, e questa è fisiologia. Tutto il colesterolo che viene prelevato durante un prelievo di sangue comune non è di origine alimentare, ma solo di origine endogena, cioè sintetizzato dal fegato. Tutto. L'aumento o la diminuzione del colesterolo hanno un ruolo e trovano una loro corrispondenza in riferimento talora all'assunzione di qualche cibo in particolare, ma sempre di sintesi epatica. Cioè, se tu assumi grassi saturi o assumi colesterolo o assumi carboidrati raffinati, il colesterolo ematico si eleva o può modificarsi, ma sempre a causa della sintesi endogena epatica. Questo ci fa pensare molte cose. La prima è che è difficile valutare quanto ha influito l'alimentazione nell'aumento del colesterolo, perché ovviamente non possiamo sapere quanto colesterolo abbiamo assunto tale da determinare una sintesi epatica maggiore di colesterolo. Come si fa a sapere? Dicono: mangi cibo con meno colesterolo, ma il colesterolo non è da solo, cioè voglio dire, non si tratta di mangiare un cibo che abbia solo colesterolo. Il colesterolo è associato sempre ad altri grassi, grassi saturi, proteine animali, solo di origine animale. Quindi l'alimentazione gioca un ruolo importante, sì, ma sotto altri aspetti. E dicevo, se la sintesi del colesterolo è unicamente epatica, la mia domanda che mi faccio quando approccio a una ipercolesterolemia, prima di dare statine come sempre e andando nella mia considerazione, che poi fa parte anche delle linee guida, quella di vedere se ce l'ho il margine per l'alimentazione o nutraceutici, prima di andare a questo mi chiedo che non ci sia un dismetabolismo epatico, che non ci sia un'alterazione epatica, insomma che il fegato non vada aiutato in qualche modo a indurla a regolare la sintesi endogena di colesterolo. E questo è l'approccio che ho e che vorrei sempre di più diffondere, ma non è una mia idea, questa è pura fisiologia. Concludo: il colesterolo ematico non è mai di origine alimentare, il colesterolo ematico è solo di sintesi epatica. Buona giornata.